per tutti. Ma guardate, io penso che dobbiamo incominciare a dire con forza e con chiarezza che questa con cui ci confrontiamo oggi non è Europa, che non soltanto la nostra idea di Europa è differente, ma che quello apparato istituzionale, funzionale oggi alla libertà dei flussi di capitale da un lato e al bloccare i flussi di migranti dall'altro non è Europa, non solo non è la nostra, ma non corrisponde all'idea di un continente, dei popoli che lo abitano e dalla necessità storica che questo continente, diciamo, ha su di sé rispetto a un ruolo in cui la barbarie avanza, in cui ci troviamo circondati sempre più da bandiere nere, che siano quelle di Daesh da un lato del Mar Mediterraneo o che siano quelle dei fascisti dall'altro lato. Davanti alla barbarie che avanza, davanti al filo spinato che sempre più circonda il nostro continente e lo attraversa, noi non possiamo limitarci ad accettare questa come un'idea di Europa differente dalla nostra. Dobbiamo semplicemente ripetere l'idea che noi vogliamo costruire davvero l'Europa, vogliamo costruire una nuova Europa, vogliamo costruire una vera Europa, vogliamo costruire appunto un'altra Europa. E che quella è la sfida che noi ci poniamo davanti. In questo contesto la complessità è provare a spiegare cosa voglia dire, evidentemente, no? Spesso tanti se la sono cavata dicendo vogliamo più Europa. Oggi più Europa non vuol dire nulla, perché se più Europa vuol dire soltanto un correttivo, un'integrazione di fronte a quella che è l'attuale assetto istituzionale e ciò a cui è funzionale, evidentemente si tratta di una risposta inadeguata che appunto, come diceva prima Lorenzo, Massili, ci porta a, evidentemente, a una polarizzazione tra due opzioni che noi non condividiamo. Tra l'opzione di chi accetta con subalternità il campo attuale e di chi sceglie da sinistra o da destra di ricorrere e rientrare in una dinamica nazionalista e sfuggendo al concetto che appunto prima aveva ben spiegato che la sovranità non è un concetto oggi collegato alla dimensione nazionale. Ma per noi la battaglia deve essere quella su riconquistare una sovranità popolare, di farlo dentro un quadro di riconquista di rapporti di forza che siano funzionali ad avere realmente una sovranità nel campo europeo. Ce lo insegna la vicenda dei compagni greci, della lotta greca. Noi non possiamo pensare a una battaglia dentro il campo nazionale, abbiamo bisogno della costruzione di una battaglia che sia immediatamente europea. È una dimensione anche di velocità organizzativa immediatamente europea. La sfida è evidentemente quella, sta dentro il campo della riconquista della democrazia, per dire con chiarezza chi decide. Chi decide in questo continente? Chi decide sulle nostre vite? E chi decide è il tema della possibilità di autodeterminazione per tutte e tutti noi. È un tema che attraversa tanto la battaglia referendaria dei prossimi mesi in Italia sulla Costituzione, quanto il rapporto tra la Costituzione e i trattati europei, quanto il cortocircuito che c'è tra i principi enunciati dalla Costituzione, quello che accade nelle nostre vite così distante da quei principi e quello che i trattati europei prevedono. E dentro quel cortocircuito, dentro quella battaglia, dentro la battaglia per la riconquista della democrazia, si deve svolgere una battaglia in cui evidentemente il tema non può che essere anche quello della capacità di mettere in campo una lotta sull'umanità vera e propria. Guarda, diciamo da tempo che servono i canali umanitari, no? E in questo momento sta accadendo qualcosa di simile ma opposto a quello che abbiamo richiesto. Noi abbiamo chiesto che venissero aperte le frontiere e che venisse consentito a chi vuole scappare dalla guerra e dalla fame di arrivare qui. Oggi è il contrario, l'Europa organizza le deportazioni dall'Europa, l'Europa organizza i canali disumani, l'Europa organizza una deportazione di massa dal nostro continente in un contesto in cui davvero sembra assurdo guardarsi, ma sta davvero accadendo qui, perché non siamo in grado di reagire, perché continuiamo a non sapere organizzare una grande mobilitazione ai confini di questa Europa per buttare giù quelle barriere, per aprire i canali umanitari da un lato e per buttare giù le barriere. Noi dobbiamo ragionare
più di come buttiamo giù le barriere, meno di come superiamo gli sbarramenti. Forse ritroveremo anche l'anima, diciamo, che le sinistre anche in questo paese hanno sbarrato. E dobbiamo farlo sapendo che la mobilitazione, la capacità di iniziativa politica sui temi, sui percorsi, è qualcosa che può ridare anche spinta ai percorsi in questo paese. Come lo possono fare non soltanto le battaglie europee su scala internazionale, ma anche quelle sui territori. Noi siamo impegnati insieme in tante città percorsi sulle prossime amministrative, credo sul campo alternativo alle altre forze politiche che sono state o in questi anni e che sono subalterne a questa idea di Europa, al liberismo, e che oggi portano in campo un'idea radicalmente alternativa alla nostra. Penso però che quella del ragionamento non debba limitarsi soltanto oggi al tema, no, di posizionamento e di battaglia di campo alternativo, ma debba sempre sul tema della città ragionare su cosa voglia dire governare o andare a governare quelle che sono diventate di fatto le città dell'austerity. Perché quando dal 2008 a oggi gli enti locali hanno perso 19 miliardi di euro dal patto di stabilità e 12 miliardi di euro di mancati trasferimenti erariali, penso che il punto sia anche ragionare su cosa voglia dire oggi mentre in campo un progetto politico nelle città, dove la stessa gabbia europea impone un governo dell'austerità nei territori. E quindi evidentemente la battaglia europea, come quella territoriale, è una battaglia che è estremamente connessa, in cui le cose semplici si intrecciano a quelle complesse. Dovremo affrontare questa sfida sapendo che quei passi in avanti è una sfida che ci può far fare dei passi in avanti anche nel quadro di quello che accade nel nostro paese, specialmente se sapremo raccontarci a quell'appuntamento e a quello che seguirà l'esperienza amministrativa con spirito cooperativo e non semplicemente competitivo, sapendo che, diciamo, ci serve senza dubbio avere la forza, non solo la forza politica, ma la forza in termini di efficacia, di azione, di capacità di iniziativa all'altezza della sfida, che l'auspicio questa cosa che ci sia non basta, ma serve un impegno che lo fanno, sapendo che la sfida è difficile, perché stare sulla medaglia, sul paragone dei sorrigliani, come diceva Roberto, Guerre Stellari, tu hai la morte nera con un punto ben preciso per colpire la palla, e soprattutto dobbiamo avere, è cosa che nel campo europeo non c'è, e soprattutto dobbiamo sapere che, diciamo, non arriveranno geni da una galassia lontana a salvarci, ma che ci sono altri popoli in lotta in questo continente e che dovremo saper dare il nostro contributo.